nuovo vlog natalizio. Oggi è il 26 dicembre, quindi buon Santo Stefano a tutte quante. Com'è andata questa ora? Com'è andato questo Natale, questi giorni di festa? I nostri sono andati bene, abbiamo mangiato tanto, quanto abbiamo mangiato, ragazzi. Ho cucinato tanto e ho mangiato tanto. Sono stati giorni tranquilli, in famiglia, rilassanti. Abbiamo anche giocato a tombola, abbiamo fatto un sacco di cosine. Siamo stati a messa la sera della vigilia, siamo stati a messa la domenica mattina della vigilia, siamo stati a messa lunedì mattina che era Natale, insomma. È stato un Natale molto religioso, molto spirituale, veramente un bellissimo Natale. Oggi è 26, abbiamo deciso di stravolgere queste festività ed andare a fare una bellissima gita. Quindi Santo Stefano, gita fuori, ristorante e adesso vi dico pure dove andiamo. Andiamo a Gradara, che si trova in provincia di Pesarubino. È un castello medievale, il castello di Paolo e Francesca, gli innamorati di cui parla Dante Alighieri nella Divina Commedia. Andiamo lì, abbiamo prenotato la visita guidata, sarà una visita guidata a tema natalizio, poi sulla via del centro storico ci saranno i mercatini, insomma. Una giornata fuori, ci facciamo una bella giornata fuori perché tanto c'è il sole e non ne potevamo più di stare a casa a mangiare. Andiamo comunque a mangiare, ma insomma, cambiamo un po' aria. Quindi adesso io giro la telecamera e vi faccio vedere come sono vestita. Eccomi qui, oggi stile gitana con questa bellissima gonna pesantissima di velluto simile. Comprata su Shein, l'ho comprata su Shein st'estate, pensate, l'ho pagata veramente due soldi, mi pare meno di 20 euro sicuramente. Non l'ho mai messa perché l'ho comprata st'estate, quindi non era adatta per il periodo estivo. L'ho messa oggi perché volevo mettermi qualcosa di caldo, di comodo e comunque di carino, perché dai, poi andiamo sempre a mangiare fuori, quindi qualcosa di carino da mettermi. Poi mi sono messa le calze pesantissime, queste scarpe un po' alla francese, non so se si vedono, lucide, non so come si chiamano, ma queste scarpe alla francese. Ragazze, io mi sono portata uno stivaletto nero di cambio perché dopo le ultime volte che sono rimasta scalza praticamente perché mi sono rotte le scarpe, oggi ho detto no, io mi porto una scarpa di cambio, non si sa mai. E così ho fatto. Poi ho messo il bodino nero comprato da Terranova, questo qui, così guardate, con questa scollatura bellissima, io l'adoro. Il mio rosario sempre immancabile e questo scaldacuore sempre nero, quindi ton su ton, sempre comprato da Terranova. Comodo, caldo e elegante, cioè un po' più classico, ecco, classico e niente. Adesso io vi saluto e ci aggiorniamo poi strada facendo. Ci aspettano circa un'ora e mezza di strada, quindi ci siamo messi in viaggio presto, sono le 8:30 perché abbiamo la visita guidata alle 10:30. Quindi arriviamo mezz'oretta d'anticipo così che abbiamo il tempo di capire dove sta, dove non sta, dove parcheggia la macchina, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci vediamo dopo. E dopo un'ora e mezza di viaggio, finalmente siamo arrivati. Abbiamo parcheggiato. Guardate che bello le mura esterne di questo castello. Se siete di qua, delle Marche, abitate, che ne so, intorno, in provincia di Pesarolpino, a parte sicuramente già l'avrete visto. Però chi non l'ha visto, venga perché è veramente bello. Violetta ci ha fatto una gita con la scuola, però noi eravamo curiosi di tornarci e vederlo tutti quanti insieme. Guardate che bello. Adesso andrei andata a pagare il parcheggio e poi troveremo la via d'entrata. Scusate, c'è una crisi in atto. Stiamo cercando l'entrata. Dove abbiamo poi l'appuntamento con la visita con la persona che ci fa la visita guidata. E tanto per cominciare dobbiamo fare tutta questa scalinata. E lì c'è il castello. È lunghissima, amore. È troppo lunga. Non sappiamo dove si entra. Quindi stiamo andando un po' così a caso. Però vabbè, ci fanno bene le scale. Aspettateci! Guardate che bello, non è ancora il castello, è la vietta.
Non ce la faccio con uno. Oh, qui ci sono tazze, mo. Sì, andiamo di corsa. Chiediamo a qualche negoziante, no? Oh, dobbiamo comprare pure la calamita dopo, La compro io. Sì. No, sicura no, mamma non lo è, perché non ci siamo mai venuti. Qui c'è l'altra entrata. È questa? Sì. Eccolo, 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 eccolo. Qua c'è pure... Bello, questo tocca venirlo a vedere, Museo d'arte, mo. Veniamo dopo a vederlo? Museo d'arte? Qua già si sente il profumo di cibo. Qua c'è la torre del castello. Noi dov'è? Ah, qua ci sono i mercatini dopo. Camminata. Dopo veniamo a vederli, Qui stiamo entrando. Un giardino segreto. Forse è qui, no, questa è la chiesa. Dopo la vediamo, Adesso dobbiamo andare forza a pagare il biglietto. Poi c'è il bar e il ristoro. Tutto in salita. C'è la fila? Sì, c'è la fila. Adesso dobbiamo aspettare che Annette da andare alla Prologo, perché loro organizzano le visite guidate. Nel frattempo poi faccio vedere qua dentro, che è carino. Poi c'è la biglietteria, dobbiamo pagare lì. Abbiamo trovato questa slitta mentre aspettiamo la guida. Dai, Vio! È uguale, tanto vi prendo per spiego. Adesso facciamo una bella foto. Fate cheese! Vittoria, ci... Fatta. Dai, adesso andiamo dentro al pacco regalo. Là c'è un pacco regalo. No, io non ce l'ho. E dai, andiamo nel pacco regalo. No, non ce l'ho. Dai, mettiamo nella gabbia. Ma perché? Guardate che bella sta... Mettiamoci Valentino, visto che fa... Sì, mettiamo lì dentro. I bambini cattivi li mettono là in prigione. In dai, vuoi entrare? Entrate al pacco regalo e mamma ti fa la foto. Poi dopo possiamo fare tutto il giro del mondo. Dai, vai. Sono Vittoria. Vai. Vai. Sei pronta? Fai sì. Aspetta che prendo bene. Vai pure tu, Vale, va. No, io non ci vado. Dai, fate cheese. Dai. Eccolo, fatto. Andiamo, dai. Allora, siamo appena stati in un punto con la nostra guida, che è simpaticissimo, vestito da elfa. Ci ha raccontato tutta la storia di Gradara, la storia di Paolo e Francesco, ci ha fatto recitare la scena della morte di Paolo e Francesco. È stato veramente simpaticissimo, quindi vi consiglio di fare la visita guidata. Adesso ci stiamo addentrando all'interno. E siamo un gruppetto, ci siamo noi e altre due famiglie. Qui ci sono caramelle. Dai, amore, cammina, cucciola. E lo so, amore, devi camminare. Dai, attenta che qui ci sono i serpentini. Boh, vediamo qua se riesco a farvi vedere, Adesso abbiamo cambiato guida. E il ragazzo che ci ha fatto l'introduzione era un attore, infatti si vedeva, era bravissimo. E adesso stiamo entrando nel castello. Questo, oh, il ponte, raga, il ponte levatoio, una volta passava l'acqua qua sotto. Guarda che bel ponte, mamma. Andiamo, questo è un ponte antico, guardate che forza.
adesso i biglietti li potete mettere via. Ok. Non vi servono più. Che porticina piccola. Senta, mamma. Piano, Piano, vai. Brava. Vai. Allora, arrivati qui, io vi leggo nel pensiero. So già che avete pensato a due cose che credete giuste e sono sbagliate e vi servirà in tutti gli altri castelli che andrete a visitare. Ponte levatoio, mai avuto acqua con coccodrilli e draghi, perché siamo in alto. In alto là non poteva esistere. Quindi, siccome... La libertà, sala di esercizio secondo e sotto. Le armature. Il cammino alto. Dove vado? Via, vado sola? È autonoma. Qua c'è proprio... E non mi mette a fuoco. Aspetta, mo, mi devo fermare un attimo. Non mi mette a fuoco. Ecco, mi ha messo a oggi, l'obbrobrio della legittima, per cui dei genitori, non posso diseredare i figli, anche. Questa è la camera di Francesca. Allora, signori, l'abito che vedete è un dono della stilista Alberta Ferretti, la mamma di Alberta Dorina e Alberta stessa nasce a Gradara. Quindi qualche anno fa la stessa, per fare un omaggio al paese dove lei è nata, ci ha donato la riproduzione dell'abito che indossava la famosissima attrice Leonora Duse quando a teatro recitava la parte. Nonostante il ruolo del ministero, Benedetto avvocato per l'unità, solo 3 o 4 anni fa lo Stato, il ministero, ha messo questo battesco per riscattare. Perché il Signore dice, perché lo Stato ci vuole riscaldare? È per asciugare la stanza. Davvero? Se volete evitare, potete sedere, dovete stare più qua, perché questa qua è sempre riuscita a venire fuori. Vi ricordate prima, quando vi ho fatto vedere sopra la Madonnella? Siamo usciti, adesso, usciti, cioè stiamo nel... Non so come si chiama qua. Adesso andiamo nell'ultima parte dove ci porterà a fare un'uscita tramite un passaggio che era un passaggio segreto. Qui ci sono tutte le armi. Guarda che scala antica, oh! Un po' di fucili, un po' di archi. Archi, balestre anzi.
i cammini fantastici. E adesso usciamo dal passaggio segreto. Guardate quanto è piccolino. Vabbè, noi ci troviamo bene, amore. Noi ci entriamo bene in questo passaggetto. Che dici? Piano. Dov'è Vittoria? Dai la mano, per favore. C'è scritto uscita. Che forza! Che forza! Guardate che spettacolo. Oddio, fa paura camminare qua sopra, mo. Che bello, ragazzi, fantastico, guardate. Stiamo praticamente sul lato del castello, che era il passaggio segreto dei signori, che quando venivano attaccati loro potevano scappare via. Lì è dove siamo entrati prima, adesso siamo usciti di lato. Che figo! Bello, eh? Ma quale so, amore? E che si è fatta una certa. Come so? Che andiamo a mangiare, che dobbiamo prima fare tutta la ronda. Allora, abbiamo comprato qualche souvenir, vero? Ogni bambino si è comprato il suo. Noi abbiamo comprato una calamitina, tranne Viola, perché Viola... Guarda qui, fammi se c'è qualcosa che può piacere. Non gli piace niente a Viola. Deve comprare... Che devo comprare? Un braccialettino? No, non sono un tipo da braccialetto. Non è tipo da braccialetto. Braccialettino. Adesso entriamo qui dentro. Camminata di ronda. Camminamenti poi, eh? Sta avanti le persone. Come va? Fai cose di corsa. Perché ogni volta sto telefono mi mette a fuoco? Ce la farò, ecco, ce l'ho fatta. Questo è i camminamenti dove una volta i soldati facevano la ronda per controllare tutto intorno. Vanno piano, vai, dai. Va, così ti fai il ritmo. Sì. Appunto. Qua ragazzi ci vuole l'organizzazione con tutti questi figli. Guardate che bello. Potete andare più piano, per favore? Grazie. Certo, però ho fatto venire un po' di mal di mare, però è difficile. È difficile. Guardate che carino sto terrazzetto. Che ha fatto Viola? Ecco. Potete passare mamma avanti, mamma. Lascia perdere, mo, che è meglio. Stiamo proseguendo sto giro di ronda che tra cacche dei piccioni e sti cunicoli stretti, ragazze mie, la situazione è complicata. Vi dico le scale quanto sono piccole. Guardate però che bello. Potete aspettarci? E poi c'è un profumo di cucinato. Cioè, noi abbiamo una fame. Oh, e non guardare, no! È un piccione maciullato. Che schifo, ragazze. Eccoci qui, finalmente in macchina, siamo distrutti. Siamo stanchissimi, è da 10 che camminiamo, a mezzogiorno e mezza. Vabbè. Abbiamo vissuto il castello, abbiamo fatto il camminamento lì su, come si chiama, ronda? Sì. E abbiamo comprato qualche souvenir, il giro all'interno del paesino. C'erano tante altre cose da vedere, c'erano tre mostre da vedere bellissime, però è tardi e non facciamo in tempo. I bambini poi hanno un'autonomia che non è che è abbastanza lunga, è molto breve, quindi loro la mattina li porti in giro, però non è che dici dopo pranzo torniamo, no. Ma l'autonomia finisce qua, adesso noi andiamo a pranzo, dopodiché dobbiamo andare a casa. Comunque, detto questo, ci siamo divertiti, è stato bello, vero amore? Bellissimo, sì sì. Bellissimo, guarda. Interessante, la guida sì, è stata brava, anche il menestrello iniziale era un attore, infatti si vedeva, è stato bravissimo, ci ha spiegato tutta la storia di Gradara, tutta la storia di Paolo e Francesca, e poi avete visto tutto quanto, quella parte no, perché non potevo riprendere. E niente, ci siamo divertiti tanto.
Poi dopo a casa vi facciamo vedere quello che i gadget che abbiamo comprato, eh? E quello di mia mamma non vi posso far vedere però perché è tutto impacchettato. Vabbè, era comunque... No, non ve lo dico, sennò dopo lei lo scopre. No, mi dico male. Allora, ci vediamo tutto io. Dai. Oggi, che, mo quando io do, che ne so quanta, rivediamo. Comunque, adesso andiamo al ristorante e vi faremo vedere cosa mangiamo. Qui vi metto le foto dell'antipasto di formaggi, anche un antipasto di salumi di carpegna. Poi, come primo, i bambini hanno preso i strozzapreti al ragù di manzo. Viola ha preso pure una cotoletta con le patate al forno, buonissime. Andrea ha preso questi strozzapreti con la salsiccia e i funghi. Io ho preso i ravioli con tartufo, buonissimi, senza glutine. Poi una sella di maiale, non ho capito che pezzo era, buonissima, con la mela fatta ubriaca. Le patatine fritte. La cheesecake che veramente siamo prima mangiata e poi mi sono ricordata di farvi la foto ai frutti di bosco. E per finire il caffè. Ho fatto le foto perché avevo il telefono scarico, non riuscivo a riprendere. Invece con le foto sono riuscita a farvi vedere tutto quello che abbiamo mangiato. E queste sono le nostre facce piene, zeppi, non ce la facevamo più. Allora ragazzi, avete visto tutto quello che abbiamo mangiato? Ho fatto le foto perché c'avevo il telefono completamente scarico, che lì al castello ho ripreso tantissimo, e gli abbiamo fatto vedere quello che abbiamo mangiato. Comunque, per dirvi una cosa, siamo stati al ristorante La Casaccia, si chiama? La Casaccia, sì, a Gradara, e devo dire che è un buon ristorante. Ha il menù tutto, cioè un menù normale e un menù per i senza glutine. E infatti il senza glutine era più ricco di quello col glutine. Senza glutine era molto ricco e vario, veramente è stato soddisfacente. Abbiamo mangiato come maiali, che penso avremmo preso 5 kg questi 3 giorni. No, solo oggi. Solo oggi? Vabbè, da domani ci mettiamo a dieta. Finita qua, dai, da oggi fino a domani non mangio più. Comunque, per farvela breve, abbiamo speso 175 euro. Abbiamo speso 175 euro in 6. Allora, è un buon ristorante, perché pure il servizio è stato ottimale. Tutti i ragazzi erano gentili. No, no, è stato veramente, erano gentile, qualificati. Sì, sì, no. Veramente un ristorante che io ve lo straconsiglio. Sicuramente non ve lo consiglio se andate a cercare un ristorante low cost, perché se paga poco, no. Noi non ce l'aspettavamo, vero? No. Noi l'abbiamo scelto principalmente perché c'era il menù senza glutine. Per me, per farmi mangiare qualcosa, perché di solito io non mangio mai ristoranti, a parte il giapponese. E invece devo dire che è un ottimo ristorante, però un po' caretto. Questo per dirvi che cosa, per fare che discorso farvi. Per farvi capire il perché io, cioè noi, non andiamo spesso a mangiare fuori. Cioè ci andiamo una volta ogni tanto, no, amore? Sì. Anzi, in questo mese ci siamo stati 2 volte, ma è un'eccezione perché c'è stato Natale. Siamo stati a mangiare cinese, giapponese, e poi siamo stati qua. Ma perché era sotto le feste. Di solito voi non ci vedete andare a mangiare fuori, a meno che non ci andiamo una volta ogni tanto, e se andiamo, andiamo sempre, quasi sempre, no? Al nostro sushi di fiducia. Oppure ci piace far le gite così, ma non sempre, perché veramente andare a mangiare fuori in 6 è veramente costoso. A meno che andiamo a mangiare la pizza, a parte che pure la pizza oggi è diventata carissima, no? Una volta con 7 euro te mangiavi una margherita, no, pure di meno. Quanto costava una margherita una volta? C'è una... Allora me la pagavamo 4 euro e mezzo. Che te li famo? Non lo so, perché mi dicevi... Aspetta, sta questa macchina, scusate. Sì. Comunque, andare a mangiare il 6 costa. Al sushi spendiamo sui 100 euro. Invece è un ristorante normale, che poi stavolta, anche perché i bambini stanno crescendo, quindi mangiano, cominciano a mangiare di più rispetto a prima. Viola, per esempio, ha preso primo e secondo. No, amo, ma che stai a fare? Giro, torno. Scusa. Scalmo. Destra? No, mi ha fatto tornare indietro, ma mi dice strada chiusa. E quindi non dobbiamo andare, secondo me. Il navigatore è rincoglionito. Abbiamo il navigatore rimbambito. E quindi Viola comincia a mangiare primo e secondo. Valentino uguale, loro, gli altri hanno mangiato primo, più le patatine fritte, più il dolce. Quindi la spesa comincia a essere sostanziosa. E quindi ci possiamo permettere tutti i mesi di andare a mangiare fuori. Ci andiamo una volta ogni 2 mesi. Al cinese, al sushi, che è il nostro di fiducia. Al ristorante proprio ci capiterà 2-3 volte l'anno, penso, no? Cioè, 4?
quattro volte, ma proprio a dirla tanta. Però vabbè, oggi ci siamo dedicati sta giornata a noi. Alla fine, tra la visita guidata, quanto abbiamo speso? 50. 50 euro di visita guidata a Gradara, 175 al ristorante, più la benzina. Il parcheggio. Parcheggio quanto è speso? 7 euro. Quindi 175 più 50 fa 125, giusto? Aspettate. Sì, più 7 euro, 225, più 7 euro, 232. Poi che abbiamo, e la benzina? Sì, cioè, 250 euro solo per scena una giornata. Sì. Cioè abbiamo speso 250 euro solo per scena. Ci fate cazzo per scena una bolla sul nostro, papà. 250 euro solo per scena a giornata. È veramente tanto. Mo perché a Natale c'è la tredicesima, mo? Facciamo sto sgarro alla nostra routine, alla nostra risparmiosità. Però, insomma, questo per dirvi che una famiglia di numerosa non si può permettere di andare al ristorante tutte le settimane o tutti i mesi, neanche ogni due mesi, cioè noi ci andiamo veramente ogni tre mesi. Vabbè, detto ciò, poi questo era molto alto come ristorante, eh? Sì, sì. Era un'ottima qualità, il cibo era veramente, abbiamo mangiato tartufo, abbiamo mangiato la sella di maiale, cheesecake senza glutine, tutta la pasta fatta in casa, veramente un ristorante, ragazzi, è buonissimo ed era anche pieno, c'era un sacco di gente. Quindi vabbè, tutta sta pappina per dirvi che per farvi un discorso che secondo me riguarda un po' tutte le famiglie italiane, che quando vai a mangiare fuori ci puoi andare una volta ogni tanto. Apposta per questo io tutte le settimane la pizza me la faccio a casa, non la vado a comprare, perché magari quel comprare la pizza tutte le settimane risparmiamo i soldini e ci andiamo a mangiare una volta fuori al ristorante, certo. Giusto, amore? Ok, vabbè. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto, che siete stati con noi, vi abbiamo portato un po' in giro, vi abbiamo fatto vedere cose nuove. Spero vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. A noi ci siete mancati tanto, non abbiamo fatto il coffee time perché non stavamo a casa, ma nei prossimi vlog lo faremo. E niente, fatemi sapere la vostra idea su questo discorso, quindi del andare a mangiare fuori, quante volte al mese, all'anno, a settimana, che noi ci piace confrontarci. E niente, vi mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!